di telefonici già negli anni 20, finanziavamo la telefonia, la garbatella, le periferie romane. Questa prospettiva il governo non intende guardare a Cassa Depositi e Prestiti come uno strumento per risolvere questioni meramente contingenti di breve periodo. Vogliamo al contrario adottare con il contributo di Cassa una prospettiva di ampio respiro per progettare l'Italia di domani, identificando le direttrici di sviluppo sulle quali poter costruire nuova occupazione, aprire nuovi mercati, implementare nuove idee per l'innovazione tecnologica e digitale. Si tratta in sostanza di istituzioni di mercato con missione pubblica che svolgono un ruolo decisivo nella promozione dello sviluppo e nel rilancio dell'economia sociale di mercato nel nuovo contesto dell'economia e della finanza globale e dell'integrazione europea. Questo nuovo assetto, arricchito dalla cooperazione feconda con le fondazioni bancarie, azionisti, pazienti, non profit e orientati a lungo periodo, ha permesso che all'azione di finanziamento dei prestiti degli enti locali, che resta fondamentale, si aggiungesse con successo quella di sostegno alle piccole e medie imprese, di finanziamento. Le sfide sono continuare lungo il percorso che ci ha caratterizzato questi anni, cioè sostenere il mondo delle imprese, sostenere il mondo delle infrastrutture, ma anche sostenere le nostre partecipate e in generale anche il tema della cooperazione internazionale, che sono un po' i temi che oggi ho sollevato. Crediamo che su questo Cassa Depositi e Prestiti, come ha sempre fatto, può dare il suo contributo nell'investire nel futuro del nostro Paese.